Ciao ragazzi, allora questo sarà un nuovo video tutorial su questo trucco qua che sto indossando in questo momento. Ed è un trucco nuovamente di ispirazione momentanea, nel senso che mi sono messa lì, ho detto oggi volevo fare il marrone, il beige, e mi è venuto fuori questo trucco qua. Io stasera vado a un compleanno, quindi comunque avrò questo trucco qua un po' sexy, perché comunque secondo me rende un pochino lo sguardo un po' sexy, perché è un po' felino, con questa linea un po' sfumata, non è proprio una linea di eyeliner netta. Così almeno l'ho fatta, anche perché magari se voi non siete bravissime con l'eyeliner, insomma, oppure non ne avete voglia, non vi piace, potete fare una linea del genere ancora più sfumata, quindi magari utilizzando una matita. Comunque vabbè, dopo vedete tutto nel tutorial. Nulla, io spero che questo trucco vi possa piacere e vi lascio ovviamente al tutorial. Ci vediamo presto nel prossimo video, ciao! Allora, la prima cosa da fare è andare a stendere una base su tutto l'occhio. In questo caso io utilizzo la base Clio for Pupa, della Pupa. In questo modo. Poi, questo trucco sarà realizzato soltanto con due palette. La prima è la Naked della Urban Decay e la seconda è la Elegantissimi di Nevi Cosmetics. Quindi utilizzo soltanto queste qua due. E il primo colore che andiamo a utilizzare è un misto tra il bianco, il beige e il pesca della Elegantissimi di Nevi Cosmetics. Vado con un pennellino classico da ombretto, quindi AC, e faccio questo miscuglio tra questi tre colori e li vado a stendere sulla palpebra mobile. Col bianco vado a fare anche la rima interna dell'occhio, cioè il punto più esterno dell'occhio. Il prossimo colore che vado a utilizzare è invece Buck della Naked di Urban Decay, che è questo marrone qua, quindi il marrone matte più scuro. Vado con un fluffy brush normalissimo, questo qui è della Sigma LSS224, e con questo colore vado a creare proprio il colore intermedio del trucco, quindi vado proprio a scurire praticamente dall'attaccatura del naso fino all'esterno del trucco. Porto proprio il marrone fino al condotto lacrimale, quindi faccio proprio tutta la palpebra marrone, sfumando per bene. Vado con il Sedona Lace AB15, che è il pennello da sfumatura però più a punta. Vado con un misto tra Dark Horse e Dark Horse and Hustle. Sto facendo l'inglesina. No, dicevo, vado con un misto tra Dark Horse, che è questo qui, e Hustle, che è quest'altro. Quindi un marrone abbastanza scuro, abbastanza pigmentato. Vado solo in punta e vado poi a creare proprio la piega dell'occhio, che sarà più scura, il punto più scuro di tutto il trucco. O utilizzate un pennello come il mio, quindi a punta abbastanza preciso, oppure utilizzate un pennello molto piccolo, quindi vedete voi col quale vi trovate meglio. E non scendo tanto verso la fine del trucco, ma rimango abbastanza alta. Una volta posizionato, vado a sfumare. Se vi serve vi potete aiutare col bianco un pochino e continuate a sfumare. A
questo punto vado a prendere il bianco della Elegantissimi di Neve Cosmetics e lo bagno col Fix Plus della MAC. A questo punto vado a fare il bianco proprio più intenso sulla palpebra mobile. A questo punto che abbiamo messo il bianco, io vado a prendere il Pesca della Elegantissimi, perché il bianco è troppo, è lievemente troppo chiaro, quindi col Pesca vado sopra al bianco, quindi praticamente neutralizzo un pochino la palpebra mobile. Ok, a questo punto vado a fare la parte sotto del trucco. Con il pennello vado con Buck inizialmente, quindi il marrone matte della palette Naked, e vado al di sotto delle ciglia. Quindi voglio che comunque il marrone si sposti lievemente verso il basso, quindi non sia totalmente preciso. Adesso è tempo di matita nera. Allora, io utilizzo la Kiko, il Kohl Pencil, quindi la matita classica nera della Kiko. Vado a fare tutto l'intorno dell'occhio, quindi dentro ovviamente, quindi rima interna e rima interna superiore. E con la matita nera vado a sporcare un pochino le ciglia inferiori, nel senso che oltre a mettere all'interno mi abbasso lievemente, proprio di mezzo millimetro, giusto un po'. Quindi vado proprio a sporcarle senza abbassarmi troppo. In questo modo. Adesso vado con un pennellino angolato, ma di manico, non di setole, è molto sottile. L'ho lievemente bagnato col Fix Plus, adesso lo ribagno. Cioè, cosa faccio? Semplicemente metto, scusate la mano lerce, metto il Fix Plus un pochino sulla mano e vado un po' a bagnare le setole, di modo che ora tutti i colori che vado a utilizzare saranno lievemente bagnati. Però io non vado a utilizzare nessun ombretto, vado semplicemente a spostare la linea di sotto verso l'alto, quindi proprio la sposto, la trascino. Vedete? Fino più o meno a questo livello, quindi creo proprio un'alzata. Ok, e questo è molto importante per il continuo del trucco, nel senso che il trucco non è che si interrompe, ma continua. Infatti questo qua aiuterà poi la linea di sopra dell'eyeliner a congiungersi. Infatti adesso andiamo a fare l'eyeliner. Io utilizzo il gel Essence, l'eyeliner in gel della Essence, che è questo qua, il nero, lo 01, che sto già usando da un bel po' e poi prestissimo farò la recensione, e lo vado a utilizzare con un pennellino, semplicissimo. Adesso è il momento di fare tipo delle lineette, perché se vedete di qua ho creato proprio come dei baffi, come delle ali, diciamo. E stessa cosa voglio fare ovviamente di qua, perché è lo stesso trucco. Quindi vado proprio a sfumare il termine della linea. Se vi serve, bagnate un pochino l'eyeliner in modo che si ammorbidisca lievemente. E vi create in questo modo la coda del trucco, che è ovviamente lievemente sfumata.
ho anche messo le ciglia finte. In questo caso ho utilizzato le MAC numero 48 e sono delle ciglia abbastanza dramatic, però sono molto molto belle. E vado poi ora col mascara di Madina, il True Definition Lashes. Questo vedi che ha la confezione a pompetta, che è bellino, bellino, molto carino la confezione. Il mascara non è che mi sta convincendo moltissimo, ha questo scovolino che è quello a spirale che a me non piace, però non è che posso giudicare un mascara dallo scovolino sempre, no? Quindi ho detto va, proviamo. Quindi adesso vado a dare mascara. In questo modo. Adesso vado a ridefinire le sopracciglia e ci vediamo dopo quando ho fatto la base per il viso, per il blush e per le labbra. Here we are! Allora, bene, ho fatto la base, che poi sinceramente stasera ho una pelle abbastanza decente, quindi non ho dato il fondotinta, ho soltanto utilizzato un pochino di correttore, ho utilizzato il Boing di Benefit, questo qua, aspettate. Il Boing di Benefit, il mio è lo 02, che sto testando già da un bel po', quindi insomma vedete che è già bello ben utilizzato e posso dirvi tranquillamente la mia opinione nel video Top Flop 2011. Ok, allora, fatta base, blush. Allora, come blush utilizzo il Crème du Blush della Yves Saint Laurent nel colore 02, che è questo, che è un bellissimo colore, veramente stupendo, e questi blush qui sono veramente molto molto belli a mio avviso. Quindi è bellissimo perché è un prodotto in crema che appena arriva a contatto con la pelle diventa polvere e quindi è molto facile da sfumare, non ci sono praticamente rischi di patacche da fare perché comunque rimane molto molto facile da stendere. Mentre come ho fatto un casino come al solito, ma vabbè. Mentre come al solito, no, che come al solito, ma che sto dicendo? Aiuto. Mentre sulle labbra vado con un rossetto molto nude che è di Madina, il Divine Blue. Divine Blue, ce ne sono due di colori, ho visto, questo qui è lo 02 infatti, perché l'altro era un rosso molto molto scuro. E è questo, è un marroncino, vedete, che però sulle labbra diventa molto molto neutro, vi faccio vedere. Veramente mi sembra molto bello, anche se è la prima volta che lo utilizzo adesso, l'ho acquistato da pochi giorni, quindi lo devo testare. Mi fa un po' l'effetto mortarello così, vero? Vado a prendere un lucida labbra, mi sembra meglio. Niente lucida labbra, ho deciso che vado sopra con il colore 2 della Deborah, del rossetto della Deborah, che è uno molto molto nude, che però secondo me ci sta molto bene. E voilà, adesso è molto molto meglio, mi sembra. Un colore un pochino più vivo, diciamo. Quindi questo rossetto mi ha un pochino deluso, però vabbè, insomma lo devo testare meglio. Sto sedia. Perciò niente, allora il trucco finale è questo, quindi vedete che è un trucco molto molto felino, molto sensuale per quanto riguarda gli occhi. E nulla, a me piace davvero molto, mi è piaciuto moltissimo, devo dire. Mi è venuto fuori così, ho detto stasera voglio utilizzare il beige e il marrone, mi è venuto fuori questo trucco di cui sono veramente orgogliosa, diciamo. È uno dei trucchi più belli secondo me che ho fatto nel corso della mia carriera YouTube, di questo sono, meno male, sono contenta, perché sinceramente il trucco che ho fatto, quello sul blu e sul verde, era molto carino di persona, mentre su YouTube tramite iMovie, non lo so il perché, ha perso davvero tantissimo, quindi su YouTube sembrava veramente un trucchino bruttarello, quando in realtà era abbastanza carino. Questo qui speriamo che non perda più di tanto e niente, quindi io nulla, vi mando un bacione enorme e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao a tutti!